E prova, e prova, e un, due, tre, Oggi mi sono svegliato con la voglia di rivolta sociale ed è per questo motivo che farò questo video in pigiama. E il video è dedicato ad uno dei titoli che più, ribadisco più, quest'anno. Stiamo parlando di Bee Simulator, un gioco che a sorpresa troviamo nell'Epic Store, poiché non è disponibile ancora su Steam, dove vivremo come un'ape. Non so dirvi effettivamente cosa mi ha attirato di più di questo titolo, ma insomma noi in questo momento possiamo vivere la vita di un'ape. Un'ape! C'è la nostra lingua, ficcantissimo. Attenzione, questo gioco potrebbe causare disturbi in persone affette da epilessia fotosensibile. Una percentuale minima di persone potrebbe... Non ho letto! E se ero in quella percentuale? Le api sono le impollinatrici più importanti. Impollinano quasi 100 raccolti. Addirittura. Beh, il doppiaggio in italiano comunque è una cosa inaspettata che... Wow! Rendendolo il lavoro più produttivo del mondo. Ma senza di loro... È finita. La vita che conosciamo finirebbe. Ma quindi c'è anche un messaggio profondo sotto. Salva le api. No! In tutto il mondo sono andate perdute milioni di colonie di api. Ma è terribile questa cosa, scusami. Colpa degli orsi, lo sapevo. Nemici naturali, come gli orsi o i parassiti. Bastardi parassiti! Indeboliscono le nostre impollinatrici naturali. Allora, il mixer audio andrebbe un attimino rivisto. Però il messaggio di fondo è molto importante. Strade, eroina. Eh? Fai la tua parte. Farò la mia parte. Secondo una vecchia leggenda, se una... Non ho letto... Niente, premi un tasto. Facile o difficile? In bocca all'ape. Ma perché? Non c'è una via di mezzo, un medio. Dai, andiamo difficile, perché non voglio fare la figura poi di quello lì che non è capace. Bee Simulator. Sono pronto. Ma che bello, c'è anche la nascita. E c'è gente che dice che Assassin's Creed 2 è il gioco più bello del mondo per quanto riguarda la crescita del personaggio. Guarda qui, siamo una piccola ape. Sveglia, piccolina. Buongiorno. Ma guarda, c'è anche il comparto disegnato, bellissimo. Ma è tutta rincoglionita, che succede? Alveare, dolce alveare. Sì. Sono finalmente qui. Impara a muoverti, va bene. Non funziona. Oh, una neonata! Ciao, piccolina, come ti chiami? Ape gentile. Dai, Alice, Alice è il cognome. Muovere queste ali. Ok, destra, sono sinistra. Abbastanza. Mamma mia, che mobilità. Ma è bellissimo, ora sembra di guidare un jet. Vado nella cella della costruzione. Dov'è la cella? Cerca i segnalini d'oro. Mostrano sempre la strada. Quindi vado di lì. Abbiamo un posto speciale dove puoi imparare come essere un'ape. Ale, e niente, caricamento. Mi hanno appena preso bene, ma... Oh, ok, ma è incredibile, il ronzio è fastidiosissimo, proprio come le api vere. C'è qualche incertezza grafica, però è molto bello. Cazzo! Sapete che guidarle è veramente divertente? Per essere una vera ape, devi imparare a raccogliere polline. Certo, quindi le api raccolgono il polline come le prove a tempo di Spiro. Vado! Guardalo lì. Vado su. Che miseria. Piano. Che cazzo. Ho dato una craniata. Ma non è a tempo. Perché mi sto sbrigando così tanto? C'è da dire che questo gioco costa 40 euro. Quindi una certa qualità è giusto anche aspettarsela. Però cazzo, ho giocato giochi da 70 euro ben peggiori. Il mondo è pieno di fiori diversi. E noi con i nostri occhi li vediamo di colori diversi. Che storia, ma le api sono fantastiche. La vista d'ape. Beh, c'era quell'assonanza con l'assassino e vabbè. Ma mi metti in prima persona addirittura, fighissimo. Quindi cosa devo fare? Devo raccogliere i rossi, vado. Quattro fiori epici, non è uno scherzo. Ecco, in prima persona da guidare è un po' più difficile. Però mi sento veramente un'ape. Sei carica per l'aperazzo. Per l'aperazzo? Per l'aperazzo. Usiamo l'aperazzo come potenziatore. Ti sentirai un siluro. Ah, perazzo, vado. Mi sento proprio un siluro, effettivamente. Rapidissima. Wow. Ok, ultima cosa. Sì. Un'ape come si deve sa come depositare il polline che ha raccolto. E io non lo so fare, però. Su, provaci. Deposita il polline negli esagoni. Vabbè, basta avvicinarsi, una cazzata. Tiè. Perfetto. Guarda che ci sono i punti conoscenza. Ci saranno le skill? Aia, aia, merda. La potenza è niente senza controllo. Sono pronta a iniziare le nuove missioni. Disse Antonello. Per prima cosa dovrei far visita alla mamma, cioè la regina. È un'unica doppiatrice, però Arie, cazzo. Ma la maggior parte di noi sono api da miele. Ho giocato giochi che neanche avevano il doppiaggio. Guarda che modello la regina. Ferma lì, non muoverti. Per carità.
Perché ti vuoi avvicinare alla nostra regina? Perché è la mia mamma. Lasciate che la mia nuova nata si avvicini a me. Ora sei un'ape da miele. Mi ha battezzato? Vai nel mondo, raccogli il polline per l'alveare. Sono sacrificabile, quindi vado. È veramente avvincente. Beh, che succede? Gli insetti malvagi! No, mi hanno stordito! Devo stare più attenta. Scusami, errore mio, stavo cercando i cervi. Raccogliamo un po' di polline. Ale. Ma va bene, quick time event adesso. Che non è quick time. Beh, neanche event, è quick. Fastidiosissimo questo suono. Oh, più veloce così non riesco a... Invece sì che potevo andare più veloce, non mi aveva attivato il turbo. Devi usare la vista da ape. 4 fiori gialli rari. 1, 2, 3. E 4, ma c'è una festa di compleanno qui. Oh, c'è un'ape laggiù. E non sembra che stia benissimo. Quella della maglietta, intendi? Vado a vedere se posso aiutarla. Provo a vedere se posso dar fastidio alla gente. Che bel discorso. Ma siamo grossissimi. Esistono api così grandi. Non voglio vivere nel loro stesso mondo. Salve! A quanto pare all'uomo non interessa che un'ape gli arrivi in faccia. E all'uomo ape? Beh, no, lui si è cacato un po'. Un po' arrogante schiacciare un'ape in questa maniera da uno che indossa una maglietta su un'ape. Ciao, stai bene? Ciao. Hai bisogno di aiuto per tornare all'alveare? Mi gira tutto. No, l'ape malata Jackie. Tallonamento. Segui un'altra ape. Cerca di non mancare nei colorati. Fai attenzione agli ostacoli e non perderti potenziamenti lungo la strada. Ma fanno tutto questo le api? È istruttivissimo questo gioco. Occhio. Che sono questi? Mi dice anche la distanza in centimetri dall'ape che stiamo inseguendo. Ma è incredibile questa cosa. Piano, 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 piano. Aia. 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 Cazzo. Buonasera. Ce la faccio, ce la faccio. Ma quanto deve durare sta cosa? Dov'è il mio alveare? Si mangi una pera che la fa star meglio. Non è una gran mossa infilarsi. Porca troia, una vespa! Quindi c'è combattimento? Bzz, tu piccola chiassosa ape, la pagherai per aver disturbato il mio pasto. Addirittura! Attacca con la Y, difenditi con la X. Scusami, come funziona sta battaglia? Ma porca vacca! Aia! Perry? Terribile questo combattimento. Mi pare ci fosse un Dragon Ball che aveva un combattimento tipo questo. Bisognava scegliere la mossa differente dell'avversario e colpirlo. C'ho la mossa speciale, vai! Cazzo, fortissimo. Montante! Non fa male! Ma abbiamo anche la stamina, non l'avevo vista. Sai com'è, preso bene com'ero. Dall'angolo! Per ora basta così. Ma aspetta e vedrai. Cosa fai, minacci? Ora ricordo. Ma non è malata, è rincoglionita, poverina. Ho mangiato un pezzo di mela marcia. Ma signorina, le sembra il caso? Aveva un gusto veramente strano. Era mela, siamo sicuri? L'audio, dove va l'audio? Aiuto! Dolcetti, gli umani lasciano in giro un sacco di cibo, per non parlare poi di tutta la frutta a tua disposizione. Cioè, mi fermo e mi mangio i dolcetti? Crisi di zuccheri. Posso bere anche un bicchiere di vino? Io vorrei tornare però all'alveare con le tasche piene di miele, quindi già che torno mi riempio anche la barra. Oh, c'è un cane! Quello che loro credono sia un cane. Ciao carissimo! Signora, è inutile che mi fa tanto l'atletica se poi viene al parco col monopattino elettrico. Un gabbiano? Cosa sta ammirando quest'uomo? Con quest'aria un po' ciucca. Beh, quanto lo apprezza il cervo? Sarà un fan. Prima di raccoglierne altro devo portare questo. Oh, oddio mio. Il suo cacato sotto fortissimo, che paura. Che cosa vogliono dal nostro albero? Credo vogliono segarlo via, ma credo che lui non abbia l'età per lavorare. Che discussione. Ah no, devo entrare dentro per consegnare, giustamente. Cazzo, ma l'alveare è l'intero albero? Per forza gli umani vogliono segarlo via. Guarda che c'è anche le cazze, ma è bellissimo. Ciao mamma. Silenzio. Scusa. E mo? Cercano di abbattere il nostro albero. Bastardi. Ho sempre odiato gli umani. Cosa sono questi 4 pixel? Aiuto. Ah, cazzo, com'è psichedelica questa cosa. Polline epico è difficile da trovare. Per forza. Forse è ora di visitare la nostra biblioteca. Scusami? Vorrei saperne di più. Guarda come guarda roba. Fashion Bee. Ma è bellissimo. Guarda che ce ne sono da sbloccare. Cazzo, quanta profondità. Archivio. Riconoscimenti.
No, no, pensavo fossero i miei riconoscimenti. Mica mi frega qualcosa di chi ha fatto il gioco. Ok, c'è un salvagente. Sono sicuro che le api non lo sappiano utilizzare. Mi piace come abbiano ricreato in maniera molto realistica un alveare all'interno di un tronco. Loro praticamente sono entrati con una telecamerina e hanno visto tutto, no? Vedi, lo start, il bambino, particolare. Qui c'è un anello, carino. Bastardi gli orsi. Vieni. Lascia che ti dica una cosa. No, signora, eviterei. Per esperienza so che chi ha una voce del genere... C'è una dolce signora lì, con dei fiori fantastici. Va bene. Ballerò per mostrarti come arrivare. No, guardi, non c'è bisogno, signora. Mi può indicare, basta? È diventato Wind Waker. Ok, ce l'ho fatta. Su, giù, su. Fanno veramente così le api? Capito. Per forza sono delle rincoglionite dopo. Ma cosa hai capito, scusa? Sia con te. Sfide. Vuoi provare a fare una sfida, vediamo. Vuoi provare sfide di combattimento, va bene. Stai svolazzando in territorio di vespe. Lo vedremo. Guerra tra gang. Batti questo nemico, va bene. All'attacco. Perry. Cazzo, guarda che ne sa, eh. La difesa X. L'attacco a Y. Cazzo. No. Ah, niente. Devo rifarlo per forza, non potevo andare via. Farmi gli affari miei. Aiuto. Oh, a posto. Vola via, piccola ape smidollata. Ci sto provando, signora. No, niente, devo per forza combattere, ma è terribile. Uff, cazzo, che fatica. Ce l'hai fatta, ma le vespe torneranno. Vabbè, figa, ne è andata via una, ce ne sono altre 30. Che vento. Da dove viene? Perbacco. Niente, era vento. Che bella giornata. Raccolgo anche un po' di miele che non si sa mai. E ci mangiamo questa bella ciliegia. E qui per terra che faccio? Spreco? No. Vedi? Occhio a stare in mezzo alle galline, è pericoloso. Buonasera. Polli, cosi orribili e spaventosi. Sarai bella tu che sei un'ape, figa. Scusa, e quindi qual era lo scopo del venire fino a qui? Era per fare due battute sui polli e via. Buonasera. Posso mangiare quello che mangiano loro? Vai, poggiati sulla banana schifosa. La capretta, che bella. Impariamo gli animali. C'è un vetro qui. Sì, chiedo scusa. I rinoceronti. Ma cazzo, che bello. Se l'abbia anziana aveva ragione, dovrei essere vicina. In realtà ci ha dato delle indicazioni un po' a cazzo, ma vabbè. Ma uomo grasso. Ma lui come ha fatto ad ingrassare solamente nel busto? Le gambe e le braccia sono abbastanza normali. A lei, oh, mi scusi. Guarda questo come cammina baldanzoso. Che passeggiatina. Come se la sente il modello. Vediamo se riesco a individuare la signora dei fiori. Con la vista non riesco. Ecco la signora dei fiori. Salve. Scusi, lo punta? Ehi, sai di qualche fiore raro da queste parti? Con chi parla? Ah. Certo, vuoi farti una corsa? Se mi prendi ti dico dei fiori. Ma perché, scusami? Abbiamo bisogno di nutrirci a vicenda. Sai dove posso trovare del cibo? Sì, però prima mi devi prendere. Ma no, ma abbiamo... C'è un alveare da mandare avanti. Le api stanno rischiando l'estinzione, ma un po' sotto sotto se lo meritano, eh. Passano tempo a cazzeggiare qua, a fare le garette. E andate a prendere il miele e non rompete i coglioni, va là. Non accelera più. Ah, merda, ho finito. Turbo. Le foche. Bellissime le foche. Vabbè, se ne ho saltato uno è un problema. È mancato troppi. Oh no. Ah, ne posso perdere solamente 3. Va bene. No, figa, come ho fatto a perdermene 2? Ma è difficilissimo. Sono terrorizzato, non voglio rifare tutto. Piano, si sta fermando? No, figurati, si infila in un formicaio. Ma perché le fanno? Quanto sta durando? Ma è il secondo giro? Ah, perché la devo prendere, devo. Ma chi l'ha decisa sta roba? No. Ah, Dio mio. Sì, ma non turba, cazzo, non turba. È lentissima la mia merda di ape. Me l'ha tolto. Ma porca vacca, adesso ero troppo lento. Ci siamo. È nostra praticamente, eh. È praticamente presa. Vado, eccolo. Ci sono. Dov'è? Porca vacca, mi sono schiantato. Ci sono ancora in gara. No. Porca vacca. Ma non è vera sta cosa, come si fa? No. Mamma mia. Poi qui arrivo troppo veloce, mi vado a schiantare, no? L'hai presa! Ci sono dei fiori veramente epici nella zona tropicale. Ma vaffanculo, va! La zona tropicale. Va in culo, te, le api, la zona tropicale, tutte le puttanate. Che fatica, ragazzi, oh! Cazzo, che bella la zona tropicale. Piccola, ma bella. 30 secondi, eccolo là. 5 fiori rossi, vai! 4, manca uno.
Ale, riceverai punti conoscenza raccogliendo il polline, vedi? Usa i punti per sbloccare statue di animali, modelli 3D e nuove skin per la tua ape. Straordinario il mondo delle api. Ah, una volta raggiunto il limite del polline non ne posso raccogliere più. Piano, 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 ok. Come ciuccia. Non credo facciano così le api, ma... Gli umani hanno tagliato i rami. Ah sì? Vabbè, chi se ne frega, tanto noi viviamo dentro, non dentro i rami. Sblocca per 0 punti, vai. Acquistare? Sì, per quel che costa. Carino, c'è anche una descrizione di quello che sblocchi. Di quello che sblocchi. E se io faccio... Oh! Beh, se a uno non fanno schifo le api, è bellissimo. Una farfalla Vanessa. Chissà se la mutanda la... Ma c'è anche la trama che va avanti, quindi, adesso. Tornare al lavoro significa... Le nostre riserve sono ancora scarse. L'inverno sta arrivando, sta arrivando. Siamo solo a metà estate. Potevano fare una bella canzoncina alla Fortnite mentre prendo i fiori. Che ansia che mette il timer. E ritorniamo nell'alveare, piano. Bel lavoro, sì. Grazie. Ma ce ne serve ancora di più. Ancora di più? Mi cadranno le ali. E anche le balle. Quanto polline devo raccogliere prima di poter fare qualcosa di più importante? Figa, io che cazzo ne so. Anche il polline specifico mi va a chiedere qua. Che sono un'ape operaia, mica l'ape schiava. Cos'era quella musica? Questo rock and roll, la musica del diavolo. Ma sta ballando o sta combattendo 1v1? E quello lì? Mamma mia. Vogliamo parlare poi di questa statua? No, non ne vogliamo parlare. Non preoccuparti delle tue ali. Portami più polline. Oh, hai rotto il cazzo, eh? Nuove skin. No, dai, ci sono anche i cappelli. Come Team Fortress. Ma perché? Oddio mio. Bello. È particolare questo gioco. Direi che mi posso fermare qui prima di uccidermi. Che posso dire di Bee Simulator? Carino. Un po' overpriced forse, ma un bel messaggio di sottofondo e un brodo un po' troppo allungato già dai primi momenti di gioco. Ma... un'ape... Oh là, si possono fare anche le acrobazie. Fantastico. Mi andavo a vomitare, meglio chiudere.